professor Monzali, aggiungendo da parte mia però, visto che ho trattato il tema di Rezzog nella mia tesi di laurea 10 anni fa e il mio orgoglio nazionale mi obbligò a quell'epoca alle domande del mio professor Duce, che insisteva nella domanda: perché Rezzog ha scelto l'Italia? Perché Rezzog ha scelto l'Italia? Dopo che io ho detto che l'Italia era il pericolo minore, era una potenza, non poteva scegliere i slavi o i greci, e lui insisteva nella domanda, io per non dire, perché ho capito l'obiettivo della domanda, cioè che Rezzog avesse scelto l'Italia perché gli ha garantito la poltrona eccetera, ho detto che gli albanesi hanno un debole per l'Italia e quindi ha scelto l'Italia. Ma io, la mia riflessione è questa: la figura di Zog è una figura complessa, e se dobbiamo trovare qualche difetto, qualche errore nel suo passato, lo possiamo trovare. Possiamo interpretare questa sua fuga dall'Albania, che io potrei anche giustificarla, potrei anche, sì, potrei spezzare una lancia a suo favore, perché innanzitutto il governo italiano dell'epoca ha corrotto, ha comprato tutti i suoi collaboratori. Sappiamo la storia delle armi. Erano già corrotti, ti assicuro. Erano già corrotti. Ok, vabbè. Io spero che il professor Monzali mi sostenga, visto che mi assiste sulla tesi di laurea. Però non possiamo demolire la figura di Zog, no, perché è fuggito come tanti altri re in altri paesi con l'idea di ritornare. No. Sappiamo benissimo che sono scappati con l'idea di ritornare. No. Quindi. È una figura fondamentale per lo Stato albanese, perché sappiamo che dalle tribù ha formato lo Stato. Mi fermo qui per dare la parola ovviamente al professor Monzali per completare questo argomento, se desidera ovviamente. Ma è un po' tardi, quindi non so, però allora sicuramente Zog, so che Zog e gli eventi del 39 sono una cosa molto traumatica per gli albanesi, quindi non voglio, però ecco, Zog certamente nel 39 decide di andare via, scappare. Aveva fatto la stessa cosa nel 24, quando Fannoli va al potere, scappa in Jugoslavia e cosa fa? Organizza la riconquista del potere. Forse nella sua ottica, ma capisce male la differenza, ripete il comportamento che nel 39 che aveva fatto nel 24, ragionando, probabilmente. Altro aspetto, Zog è anche uno degli leader della conferenza di Lushnja e poi dell'organizzazione di un governo provvisorio albanese nel 20 che combatte contro gli italiani. Quindi questa visione di Zog pavido e pauroso, la sua carriera politica non si può dire che era cinico, spietato, faceva assassinare gli avversari politici, ma che fosse timoroso e pauroso, la sua vita e la sua carriera politica non dicono questo. Io penso si sia trattato di un calcolo politico sbagliato. Poi certo, uno riflette perché nel 20 gli albanesi cacciano via gli italiani e nel 39 gli italiani hanno solo 12 morti nell'occupazione dell'Albania. Lì ci sono varie ragioni probabilmente. Sicuramente innanzitutto gli italiani c'erano già in Albania da vari anni. Cioè era difficile per l'Albania resistere a una presenza italiana che era già... L'Italia era dentro i gangli dello Stato albanese, perché lo Stato di Zog l'avevano creato gli italiani insieme a Zog. Quindi c'erano tecnici militari, spie, tecnici economici. Era difficile. Poi sicuramente l'Italia aveva fatto una politica molto spregiudicata. Aveva sostenuto Zog, ma aveva anche sostenuto vari avversari politici di Zog. Quindi gioca una politica di dividere gli albanesi per mantenerli deboli e impedire una reazione. Poi sicuramente in alcuni albanesi, nel 39, c'è la visione dell'Italia come forse dell'Italia fascista come forse un nuovo impero ottomano. Cosa voglio dire con un nuovo impero ottomano? In fondo, in un'Europa che andava verso la costruzione fino agli anni 30 dei grandi imperi, l'Italia poteva apparire un grande impero che forse alcuni albanesi pensavano gli italiani ci avrebbero annesso, ma ci avrebbero lasciato autogovernarci e noi potevamo beneficiare maggiormente della ricchezza e dello sviluppo di questo impero sul piano economico. Quindi indubbiamente c'è in parte della società albanese perlomeno un consenso passivo verso l'occupazione. Poi naturalmente le speranze di questi albanesi vengono deluse, perché gli italiani non lasciano gli albanesi autogovernarsi, ma decidono addirittura di creare un fascismo albanese. Quindi c'è proprio una volontà di imporre l'italianità, l'italianizzazione in Albania. Però ecco, quindi giudicare Zog e le vicende del 39 è molto complesso.
Certo, è anche, sicuramente è stato un errore politico, perché come ha detto il professore, se Zog avesse resistito, probabilmente le sue chance di ritorno politico, o perlomeno dei suoi discendenti, sarebbero state molto più forti di quelle che sono state. Bene, grazie.